Oggi chiaramente facciamo questa assemblea che viene subito dopo l'aumento ufficiale del biglietto dal 25 maggio e quindi anche degli abbonamenti. Volevo fare un minimo di storia per capire veramente la parabola negativa con cui il servizio oggi si trova, che sta davanti agli occhi di tutti. Ci fermiamo chiaramente a un certo periodo perché sarebbe troppo lunga. Però ci sono stati alcuni picchi che hanno dato un segnale fortemente negativo, in particolar modo anche per i lavoratori, ma non solo per i lavoratori. Volevamo ricordare proprio quando nella giunta Rutelli si iniziò il lavoro interinale, i famosi 400 lavoratori a lavoro interinale, in tempo reale, poi, perché era appena stata approvata la proposta del ministro Treu, che purtroppo iniziò la disarticolazione e la precarizzazione delle varie forme di lavoro, inserendo quindi ufficialmente per legge il caporalato. Quindi è un elemento questo che purtroppo ha segnato le condizioni di lavoro di tanti lavoratori e quindi anche del servizio. Così come sempre in quel periodo che è giunta di centrosinistra la privatizzazione del servizio, ormai sono diversi, centinaia insomma, di chilometri che sono stati dati a un'azienda privata e in particolar modo al servizio insomma, della periferia. Quindi già l'elemento è abbastanza pesante perché le comunità di Alemanno seguono purtroppo l'involuzione che le giunte di centrosinistra passate hanno già attuato. Difatti il piano industriale approvato nella notte dal 30 novembre al 1 dicembre va a impennare negativamente questa situazione, non guardando assolutamente al miglioramento del servizio e delle condizioni di lavoro, ma bensì no, a creare le condizioni per restringere l'amianto organica e per peggiorare in maniera molto pesante, insomma, magari saranno i lavoratori a spiegarlo meglio, proprio le condizioni di lavoro. E qui quando parliamo di condizioni di lavoro parliamo proprio degli autisti, che sono chiaramente i lavoratori che danno direttamente il servizio alla nostra comunità. Inversamente questa giunta, un po' come anche l'altra, però questa insomma ha fatto un'azione molto eclatante, forse per riprendersi tutto quello che le quattro giunte di centro-sinistra non gli avevano permesso, ha assunto decine e decine di impiegati dietro la scrivania, perché evidentemente non aveva sicuramente nessuno che aveva la patente con la possibilità di guidare l'autobus. E poi insomma la cosa diciamo una ciliegina, ma insomma una ciliegione, un diamante diciamo schifoso, ma è un diamante, 70 dirigenti magari da 100.000 a 400.000 euro, quindi stiamo parlando che annualmente solo per pagare questa gentaglia, che poi a livello gestionale e manageriale non ci sembra che abbia combinato perché, almeno per migliorare le condizioni del servizio alla nostra città, alla nostra comunità, insomma si spendono 15 milioni, 14 giù di lì, insomma. Quindi, e ha pensato bene la giunta regionale in questo caso, davanti a un debito che si aggira intorno ai 400 milioni, sembra che adesso stanno facendo delle capriole con i numeri e lo stanno riducendo, ma vorremmo capire come, no? Questa forma comunque. A questo debito, a tagli poi in maniera fortissima il governo ha fatto non solo sui trasporti, come sapete, ma ahimè su tanti altri servizi sociali, quindi il welfare è stato messo ed è messo a dura prova. La giunta regionale ha approvato la delibera per gli aumenti, come dicevamo prima, degli abbonamenti e delle tariffe giornaliere, quindi da 1 euro a 1,50 euro, ma aumentando insieme di 30 minuti la durata del biglietto giornaliero, 70 diciamo a 100 minuti. Questo è chiaro che servirà solo a ripiegare questi debiti e a mantenere quella struttura burocratica e clientelare che noi abbiamo denunciato e continueremo a denunciare. Purtroppo sulla qualità del servizio nulla, cioè, e neanche sulla strategia per una mobilità sostenibile nella città. Parliamo di piccole cose, che sembrano piccole però danno un segno di efficacia,
le corsie preferenziali, quelle che c'erano già la vecchia giunta l'aveva soppressa. Ovviamente per anche i lavoratori raggiungere in meno tempo, insomma, in fine corsa, no? È positivo, meno stress, meno malattie, insomma, anche di servizio che ai lavoratori, ma anche gli utenti che raggiungono minor tempo, insomma, e via dicendo, anche quella utopica però realistica secondo noi possibilità, se vogliamo aiutare la città a muoversi, perché attualmente è bloccata, è quella di chiudere al traffico privato il centro storico, almeno, ma chiaramente non solo, ma il centro storico, perché la mobilità ormai ha un quadro complessivo di area vasta, quindi parliamo dell'area metropolitana provinciale. A Roma entrano ogni giorno 700.000 pendolari, insomma, immaginate queste cose. E in cambio, no, la giunta comunale, ma insieme a tutte le altre del concerto, si è inventata e ha continuato a pianificare i piani urbano parcheggi, quindi bucherellare i quartieri per mettere dei parcheggi, sostanzialmente sono dei box privati che si comprano in piazze, in zone anche qualificate. Si è inventata perfino la piastra di parcheggio sopra la stazione Termini, un parcheggio, insomma, così uno quando arriva, quando viene da casa, no, parcheggia direttamente quasi dentro il treno, insomma, è proprio sopra la stazione con grosso centro commerciale. Cioè veramente per un amministratore, parliamo di un semplice amministratore in buona fede, no, è veramente vergognoso questo atteggiamento. Cioè non dovresti attirare il traffico dentro dove già è inchiodato in maniera pesantissima tutti i giorni. Noi parliamo di una lista che si è fatta, che insomma cioè, ci giochiamo ore e ore, no, ogni anno, siamo a livelli di milioni di ore, 10 milioni di ore perse sul traffico, su una media di un'ora al giorno, quindi vuol dire che ci sono picchi di 30 minuti cioè, e picchi di un'ora e mezza che si perdono in maniera devastante, e quindi anche intervenire nell'aumento dei abbonamenti, nell'aumento del costo del biglietto, c'è il rischio che si peggiora ulteriormente, no, il traffico, spostando ulteriori macchine, spostando chiaramente i rovini, perché i tempi sono di 4 minuti al chilometro, insomma, per correnza, quindi immaginate voi che tremenda situazione ci sono per tutti noi romani quando prendiamo macchina, stiamo lì qua prima, poi ce ne andiamo un gelato, mettiamo la seconda, ce ne andiamo un caffè, lo vogliamo adesso, se ci riusciamo a mettere adesso. È veramente pesante, quindi noi già nelle iniziative dei movimenti che hanno fatto in questi giorni, quella del 25, abbiamo partecipato, e noi non abbiamo nulla, non abbiamo assolutamente paura, ecco, diciamo così, a dire che ogni strumento necessario per opporci a questa vessazione è giusta. E quindi è giusto, come avete visto anche il volantino, passare sotto al tornello, scavalcare il tornello, fare in questo caso non i portoghesi, ma fare proprio i romani incazzati, no, sull'autobus e non pagare il biglietto. Dico, queste sono le cose che è importante. Però oggi noi volevamo, al di là di aprire questa parentesi di riflessione, per informare e costruire un percorso più efficace, insieme a tante realtà che guardano veramente a quella, alla mobilità in maniera sociale, in maniera di servizio pubblico. E quindi, come avete visto, l'iniziativa è proposta da diverse realtà, dai blocchi precari, ma a Calma, che è l'associazione che ha elaborato negli anni un'interessante agenda proprio per dare all'amministrazione la possibilità di cimentarsi, insomma, su una proposta efficace che guarda un po' quello che dicevo prima, ma è ovviamente molto più articolata. Per esempio la chiusura del famigerato anello ferroviario, voi sapete che c'è un anello che è un po' come raccordo anulare, che mancano 4 km per essere chiuso, questo chiaramente potenziato e attrezzato a treno o a metropolitana, immaginate voi che efficacia avrebbe, no, in merito allo spostamento. Oggi dalla periferia si prendono 4 mezzi per andare a destra o a sinistra di dove si abita. Faccio un esempio così, io abito sullo Stiense, per andare al posto di lavoro su Valcamura, che è in questo caso via, la via Aurelia, con i mezzi pubblici prendo il treno romano, la metro B, e arrivo a Termini, poi da metro B torno indietro, o la metro A, scendo a Battistini e prendo un altro autobus. Quindi 4 mezzi, no, per poter raggiungere invece un percorso di 16 km, che se ci fosse il treno,
con dei parcheggi di scambio molto semplicemente, no? Con qualche fermata e quindi con l'autobus comunale io raggiungerei con mezz'ora circa, insomma, il posto di lavoro. Con i mezzi pubblici purtroppo so come con i mezzi privati, sono un'ora e quarto, ma questo vale per tutti, perché c'è questo rapporto di questo cuneo che entra dentro la città e poi esce con un'altra, quindi è veramente, certe volte poche cose fatte bene, no? Migliorano fortemente, no? La qualità della viabilità e danno il diritto inalienabile alla mobilità a tutti i cittadini e a tutte le cittadine di Roma. Ma questo non è perché, un po' come tante cose, no? Si deve fare l'interesse della benzina, quindi del petrolio, delle macchine private e via dicendo, come insomma quando si costruisce un'autostrada invece di fare ferrovie che risolverebbero i problemi, insomma, no? E quindi è lo stesso discorso, è una mobilità che ovviamente è vecchia. Noi siamo da terzo mondo, se si fa un paragone con Barcellona, Berlino, Parigi, Londra, è una cosa incredibile, è proprio incredibile immaginare anche i costi, cioè i costi di un clientelismo spaventoso. Ma un chilometro metropolitana da noi costa 10 volte di quello che si fa in Francia o in un'altra città. Immaginate che situazione pesante. Poi in questo quadro, no, che di mancanza di risorse economiche, no, credo che sia veramente criminoso, no, agire in quel. Però la classe che noi abbiamo politica, e quindi centro-sinistra ieri e di centro-destra oggi, continua a devastare e ad appropriarsi chiaramente di tutto quello che può. E quindi noi vorremmo fare dire basta con chiarezza, ma questa serve, per dire basta serve organizzarci, auto-organizzarci, costruire questa confederalità sociale che ci aiuti veramente a avere dentro nel nostro corpo tutte le istanze che si ribellano alla situazione attuale, che si vogliono organizzare e che vogliono colpire in maniera chiara, netta, insomma, questo potere che veramente è vergognoso, perché il potere prendono i voti dai cittadini e poi rispondono ai Caltagirone, all'Impergillo, a Cerroni, a secondo poi il centro di potere, se è la Monnezza, se è il cemento, poi l'altro. No? E quindi ai cittadini si dà per esempio il cemento, ma la viabilità insomma lascia il tempo che trova, anzi spesso insomma, no? Uno va a vedere la casa e dice mazza quanto è bella sta casa, ma appunto costa pure poco, no, non guardi che non si guarda intorno, quando entra dentro casa non c'è più, nel senso che poi ovviamente. Quindi queste sono le cose che veramente ti fanno incazzare, no? E bisogna veramente creare le condizioni molto semplicemente, no? Di dire noi non vogliamo più che venga governata così la nostra città, che i nostri quartieri siano così, che i nostri luoghi del vivere quotidiano siano così, e quindi per questo però c'è bisogno di costruire una forte mobilitazione, una forte presa di coscienza, e questo passaggio che noi oggi stiamo facendo serve proprio a questo. A cercare di mettere insieme le idee e a rilanciare la nostra iniziativa nella città. E noi chiaramente nell'incontro preparatorio abbiamo pensato, se sono poi tutti d'accordo, a fare un libro bianco, e chiediamo in particolare all'associazione della mobilità e al sindacato di lavorare insieme su questo, per denunciare in maniera circostanziata e con dati alla mano veramente questa situazione disastrosa della mobilità, della viabilità e quindi anche del malgoverno e della mala gestione.